imprenditori di alto livello con i quali c'è sempre questo problema, che si chiama lo status. Ok? Che cos'è lo status, ragazzi? Cioè, vi do delle chicche, non quelle al pesto, ok? Delle chicche di informazioni. Lo status di una persona, ok, la posizione che questa persona occupa nella società, che è data dal denaro che possiede, dal potere che possiede, molto spesso il denaro dà potere, il potere potrebbe anche derivare dall'essere, diciamo, un personaggio politico che magari non ha tanto denaro, ma ha potere nel muovere le acque, ok? E anche dalla fama, ok? Molto spesso chi è famoso comunque ha denaro, quindi denaro, potere e fama. Che tipo andate a casa di un attore, anche un po' sfigato, lui ha uno status, ok? Ha un certo tipo di status. Però dovete sapere che lo status è di due tipi, ok? Lo status è assoluto e lo status può essere anche relativo. Quindi molto spesso quando voi andate a casa di questa gente qui, quando voi entrate a contatto con queste persone, il vostro status è inferiore, ok? Voi avete meno denaro, meno potere, meno fama, ok? E quindi questa cosa vi mette in soggezione, ok? Voi vi sentite piccolini, diciamo, vi rendete disponibili a fare qualsiasi cosa perché effettivamente nella società la persona che avete di fronte è uno che è più in alto di voi, ok? Oltre ad avere il pelo sullo stomaco. Okay? Cioè, magari la maggior parte delle volte, o quasi tutte le volte, queste persone che hanno un certo status assoluto nella società hanno un pelo sullo stomaco così. Ok, allora sappiate che voi, relativamente o diciamo in riferimento allo status assoluto, non potete competere perché avete meno soldi, meno fama e meno denaro. Quindi siete fottuti. Assolutamente nella posizione, no, di maschio beta, ok? Mentre quell'altro è alfa, ok? E come sapete, se siamo in fase di contrattazione, no, uno è alfa, okay? E tu sei beta, è un gran casino, cioè non riesci a ottenere niente, cioè questo qua si porta a casa tutto quello che vuole e tu subisci tutto quello che questo qua ti vuole imporre. Allora vi dico un trucco, ragazzi. Dovete ragionare, e questo lo dovete fare prima di entrare, okay? Perché vi dovete focalizzare, dovete settare il vostro mindset su questo, cioè dovreste anche lavorare a livello di riprogrammazione mentale. Parleremo più là di riprogrammazione mentale, probabilmente uscirà un corso dell'Inner Circle di AgriCoach, probabilmente nel 2022. Quindi il corso che seguirà Dominio Mentale e tutti coloro che sono iscritti, abbate pazienza, c'è un attimo di casini, ma lo riprenderemo e lo finiremo entro l'anno, come insomma, quasi come promesso, con un leggero ritardo. Quindi potrebbe essere il tema dell'Inner Circle dell'anno prossimo, la riprogrammazione mentale. Quindi voi dovete fare mente locale, diciamo, dovete settare il vostro mindset, perché quando entrate lì dentro, voi dovete uscire dalla società, ok? Sarete solamente voi e quell'altro, voi e la moglie, ok? Quell'altro e la moglie. E assolutamente non dovete né sentirvi né ragionare nell'ottica di uno status assoluto, ma dovrete impostare la relazione andando a giocare su uno status relativo. Ok, mi seguite? Mi dite sì? Sì, no, state capendo? Mi sto spiegando bene, mi sto spiegando male? Devo usare parole più semplici? Guardate, vi sto dando una chicca, non al pesto, eh. Ok? Quindi voi dovete giocare, dovete ragionare, anzi, su uno status relativo. Che significa? Che significa? Significa che in quel contesto voi non siete nella società, siete, diciamo, in un ambiente nuovo, ok, artificiale, che diciamo è generato dall'incontro tra voi, l'imprenditore e la moglie. Ok? Filippo Palandi vuole partecipare al video. Ciao Filippo, non si può partecipare. Non so se sbagliate a premere in genere qualche tasto, però non è possibile. Poi, quando avrei fatto il corso, Filippo, avrei iniziato a guadagnare tutto quanto, grazie a AgriCoach,
racconteremo il tuo caso di successo e verrai in diretta con me. Ok? Voi sarete in una situazione di status relativo, perché qual è l'ambiente per cui siete lì? L'ambiente è quello del settore del giardinaggio. Ok? E se siete nell'ambiente del settore del giardinaggio, no? E voi siete un giardiniere bravo, professionista, uno che ha un bel sito, uno che ha pagine social, uno che comunica, uno che è posizionato bene come giardiniere, ok? Cambia il piano di gioco, ok? Non siamo più nel business in genere o nella politica locale o in quello che vi pare in tutto l'ambiente. Bravo. Voi siete l'uomo alfa, ok? Perché stiamo parlando di giardino e quindi sono io che comando la situazione, ok? Non sei tu che non capisci un cazzo.